Una buona giornata dal TG6 in apertura. Parliamo di caro pedaggi, una nuova manifestazione questa mattina contro i rincari dei pedaggi e per la sicurezza delle autostrade gestite da Strada dei Parchi. La società del gruppo Toto, infatti, è coinvolta in diverse inchieste riguardanti la mancata manutenzione, mentre dal 1 luglio scatterà la prima stangata sui pedaggi. Per questo i sindaci sono tornati a presidiare i caselli autostradali tra Lazio e Abruzzo, mentre si attende che il ministro Giovannini riferisca in Parlamento. Ce ne parla Giuseppe Dintino. Inchieste giudiziarie e processi in corso, perizie sui viadotti e manutenzione mancata, costi dei pedaggi alle stelle e nessuna risposta. La bufera su Strada dei Parchi S.p.A. mette in allarme i territori attraversati dalle A24 e A25. Questa mattina sindaci e parlamentari sono tornati a presidiare i caselli autostradali. Manifestazioni simultanee in 12 caselli tra Lazio e Abruzzo per chiedere sicurezza sulle infrastrutture e scongiurare l'aumento dei costi di percorrenza. Siamo qui per dire no agli aumenti e sì alla messa in sicurezza di autostrade che necessitano di lavori urgenti, perché in questo modo queste autostrade sono difficilmente percorribili. Una battaglia politica trasversale. Il ministro dei trasporti Enrico Giovannini è stato sollecitato dai diversi schieramenti parlamentari a riferire in aula e ora si attendono soluzioni prima del rincaro del 34% che scatterà dal 1 luglio. Inoltre, nella bozza del piano economico-finanziario redatta dal commissario nominato ad hoc, sono previsti alla voce entrate aumenti del 375% entro il 2030. Sono aspetti un poco inquietanti, me ne assumo la responsabilità di questa parola, perché va chiarito immediatamente e da quando si è insediato il presidente Marsilio c'è una lunga e una fitta corrispondenza con il Ministero dei Trasporti e con i vari ministri che si sono avvicendati nel corso del tempo, però non c'è una risposta. L'Abruzzo così rischia di ritrovarsi isolato, scontando un gap infrastrutturale con le altre regioni. L'autostrada infatti è l'unico efficace collegamento con la capitale e il rincaro dei costi di percorrenza è destinato a ripercuotersi su trasporto merci, pendolari e turisti, mandando a monte gli sforzi della giunta regionale volti a potenziare il traffico est-ovest. Oggi è l'unica e deve essere garantita al pari delle altre, così come è stato fino a qualche anno fa. E inoltre si sta lavorando, come ha detto lei bene, sul discorso del raddoppio ferroviario, sul discorso di incidere in maniera importante sui percorsi da Pescara a Roma, perché non è possibile che oggi un treno da Pescara a Roma impieghi 5 ore, quando con la macchina tu la fai in un'ora e un'ora e mezza. È prevista per il 7 maggio una nuova manifestazione, ma questa volta a Roma, davanti al Ministero. Se non dovessero giungere rapide soluzioni, la nazionalizzazione delle autostrade è una questione che Fratelli d'Italia potrebbe considerare seriamente? Sicuramente sì. Politica, i gruppi consiliari di minoranza in comune a Chieti chiedono un presidente del consiglio comunale super partes. Non è accettabile che non venga rispettata un'elezione democratica per sostituire il dimissionario presidente della commissione regolamento e statuto. Per questo stamane si sono riuniti e hanno sottoscritto una richiesta di intervento al prefetto di Chieti. Selenia Secondi. Dopo le dimissioni del 18 febbraio presentate dal presidente della Commissione Statuto al Comune di Chieti, si sarebbero susseguite una serie di omissioni e irregolarità nelle attività del presidente del Consiglio Comunale. Nella fattispecie, proprio il presidente Luigi Febbo non applicherebbe il regolamento per il funzionamento dei lavori consiliari. In prima battuta ci sarebbe stata una mancata convocazione per l'elezione del nuovo presidente e successivamente sarebbe stato ignorato il risultato delle elezioni. C'è stata una contestazione personale da parte del Presidente del Consiglio, che invece dovrebbe ricoprire un ruolo assolutamente super partes e a garanzia di quelle che sono le attività dei consiglieri comunali, delle attività consiliari che sono ferme.
è ferma l'attività della Commissione Statuti e Regolamenti, è ferma l'attività della Commissione Commercio, è ferma l'attività della Commissione Pubblica Istruzione. Ci sono problemi anche nell'ambito del Consiglio Comunale, perché l'altro ieri non c'è stato il numero legale per garantire il funzionamento della medesima, e quindi si porta avanti una serie di attività senza avere contezza di quello che si sta facendo. Cosa chiedete adesso al prefetto? Al prefetto chiediamo di intervenire per garantire quelli che sono i sistemi democratici che sono riconosciuti, e andiamo anche oltre chiedendo un'immediata convocazione della Commissione Controllo e Garanzia a tutela appunto del sistema democratico e di quella che è l'attività propria dell'assise comunale. Naturalmente, se sarà necessario, non ci fermeremo qui, se saremo costretti andremo anche in procura. Abruzzo protagonista oltreoceano durante la missione istituzionale della Regione Abruzzo, quale Regione d'Onore 2021 della NIAF. Vediamo. In concomitanza con il ruolo dell'Abruzzo come Regione d'Onore 2021, la NIAF, National Italian American Foundation, ha ospitato giovedì sera una delegazione ufficiale della Regione Abruzzo nel corso del Gala annuale di New York. Più di 700 italiani e italoamericani hanno partecipato a questo evento che promuove l'enogastronomia e le esperienze culturali italiane, oltre a insignire alcuni dei membri più importanti e prestigiosi della comunità italoamericana. La NIAF è l'associazione più grande del suo genere, rappresentando oltre 25 milioni di italoamericani che vivono negli Stati Uniti. La fondazione mira a garantire che gli italoamericani continuino a mantenere vivo e attuale il ricco patrimonio dei loro valori e tradizioni culturali, e incoraggia la comunità italoamericana a preservare e ricordare il grande contributo che gli italiani hanno dato alla storia e al progresso degli Stati Uniti. È un patrimonio enorme di contatti, di relazioni, di affetti e di sentimenti comuni che possono diventare il punto di forza, il volano per far crescere le relazioni reciproche, far crescere gli investimenti, far crescere i flussi turistici. C'è anche una grande voglia di riscoperta delle radici che le giovani generazioni stanno manifestando, e queste radici le vengono appunto a cercare in Abruzzo, ripercorrendo a ritroso la strada che fecero i loro antenati. In questa missione oltreoceano, insieme ad una delegazione composta dai politici della regione, anche il commissario di governo della ZES Miccio e i presidenti delle camere di commercio, che hanno stretto rapporti con imprenditori italoamericani e con operatori presenti sul territorio abruzzese. La delegazione ha visitato anche il centro di ricerca Sbarro Research Center, un modo per approfondire rapporti già esistenti, dato che questo centro lavora d'intesa con gli atenei abruzzesi. Cronaca adesso: è di circa 40.000 euro il bottino di un assalto compiuto questa notte a Pollutri, attorno alle 2.30, da una batteria di 3 o 4 malviventi che ha preso di mira lo sportello ATM della Banca Biper in corso Giovanni Paolo II, facendolo deflagrare con l'introduzione nella bocchetta di prelievo delle banconote di un ordigno esplosivo artigianale, la cosiddetta marmotta, riuscendo a portare via il denaro che vi era custodito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Ortona, le pattuglie della stazione in servizio, nonché i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto. Ingenti danni agli uffici, ma non all'edificio. Andiamo a Pescara a lavorare sul decoro cittadino. Per questo motivo il comune da tempo sta dando la caccia ai cosiddetti furbetti. Questa mattina a Palazzo di Città è stato presentato il report sulle violazioni ambientali riguardando i rifiuti e sulle attività sanzionatorie. Paolo Renzetti. Noi abbiamo iniziato questo tipo di controllo, di intervento sul territorio, proprio a seguito di comportamenti non civili da parte di residenti e non residenti, taluni chiaramente, che ormai da anni si ripetono. Riteniamo, perché ci stiamo lavorando per mandato sin dall'inizio di questa amministrazione, sul decoro cittadino, e quindi abbiamo inserito degli ausiliari ambientali tramite la nostra società municipale
statale municipalizzata operativa che è Ambiente S.p.A. e la nostra Polizia Municipale. Tra l'altro li ringrazio entrambe per il grande lavoro che hanno svolto e continuano a svolgere. Speriamo sempre meno, perché vorrebbe dire che insomma anche questi interventi riescono a sensibilizzare coloro che continuano a non comportarsi correttamente. Tra i vari video e tra le varie foto che sono state riprese dalle telecamere e dai nostri accertatori, c'è quella particolare di un cittadino che era anche colui che poi fotografava dei rifiuti abbandonati per strada e mandati a giornali online, in comune, alla nostra società, lamentando il non servizio, il cattivo servizio. Poi in realtà, dietro accertamenti puntuali da parte dei nostri ausiliari, si è visto che questa persona era la stessa che prendeva i rifiuti, apriva le buste e le gettava per terra. Assessore, l'obiettivo è comunque alla fine quello di avere una città sempre più pulita? Assolutamente sì, non deve essere intesa come repressione la sanzione, deve essere intesa intanto come un servizio nei confronti della città e di tutte quelle persone che sono chiaramente la maggioranza, che si comportano correttamente e che hanno il diritto di avere una città adeguata e pulita, e cercare di sensibilizzare coloro che invece almeno in questi casi non hanno avuto un comportamento corretto. La riserva naturale Lago di Penne, in occasione dell'apertura del centro di accoglienza straordinario di Collalto, ha presentato la nuova sfida per far coesistere natura e popolazioni diverse. Vediamo. Come far coesistere le bellezze di una riserva regionale e la cultura di popoli diversi. Di questo si è parlato al convegno che si è tenuto nei giorni scorsi presso il Centro di Educazione Ambientale Antonio Bellini di Penne. Tra gli obiettivi delle riserve regionali non c'è solo quello della salvaguardia della biodiversità, così come ci spiega Serena Ciabot, Ufficio Parchi di Regione Abruzzo. Ma da sempre rivestono anche un ruolo sociale, in primis con l'educazione ambientale, attività didattica che gli operatori delle nostre riserve hanno sempre svolto, e poi pian piano un'attività sociale che in senso lato vuol dire anche accoglienza, e sicuramente in questo frangente è un'attività del tutto meritevole. L'arrivo presso il CAS Lapis di 40 ucraini è l'ultimo in ordine di tempo di un sistema di accoglienza messo su dalla cooperativa Cogextre, che dall'agosto 2015 ad oggi ha ospitato 612 beneficiari. La multiculturalità degli ospiti porta tante volte a dinamiche sociali complesse, e così la natura e le aree protette spesso possono tendere una mano verso la coesistenza pacifica. Perché crediamo che l'ambiente sia più facile gestire dinamiche sociali complesse all'interno di un ambiente naturale, dove ci sono meno fenomeni di marginalità sociale che possiamo trovare invece nei grandi agglomerati urbani. Presente il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il quale ha sottolineato che quella avviata dalla cooperativa Cogextre è sicuramente la sfida del futuro. La sfida del futuro sarà questa, quella di valorizzare l'ambiente e al tempo stesso in un'ottica inclusiva, laddove la coesione sociale viene letta in una dimensione moderna, integrando i nuovi arrivati con un approccio razionale e costruttivo. Noi vogliamo che Penne diventi la città destinazione della costa. Ci candidiamo a diventare il centro storico della nuova Pescara, e questo credo che rappresenti un punto nuovo rispetto ad uno sviluppo non solo sostenibile, ma anche uno sviluppo turistico dell'intera area vestina. E noi dobbiamo far sì che anche Penne possa diventare da traino rispetto anche agli altri centri dell'area vestina. Grande successo infine per il docufilm L'anima era nel vento, un viaggio inedito nel nuovo modello di sviluppo armonico dell'area vestina, e che dai prossimi giorni potrà essere seguito anche su TV6 al canale 13 del Digitale Terrestre. A margine dell'incontro pubblico dedicato all'agroalimentare in Abruzzo è stato eletto il nuovo presidente di Fedagripesca. Si tratta di Vincenzo Di Sabatino. Vediamo.
La Federazione Nazionale delle Cooperative Agricole, Agroalimentari e della Pesca, Federagripesca, ha eletto questa mattina a Pescara i suoi vertici regionali. Neopresidente Vincenzo Di Sabatino, eletto nel corso dell'assemblea che si è tenuta a Pescara presso il Museo delle Genti. In Abruzzo, Federagripesca, Confcooperative, è espressione di 10.000 soci che operano attraverso 54 imprese cooperative con 400 milioni di euro di fatturato. Siamo stati appena per una consiliatura con una squadra che apporta nuove professionalità all'interno del sistema di Confcooperative. La mission sarà quella di cercare di accompagnare l'agricoltura abruzzese verso nuovi scenari. L'Unione Europea ci chiama ad essere interpreti di un cambiamento, transizione verso un modello nuovo, un modello così banalmente denominato di economia circolare, un modello che prevede l'utilizzo di un sistema che porta non più al vecchio sistema di economia lineare, dove dalla produzione si va al consumo e al rifiuto, ma ad un sistema, ad un modello diverso, dove dalla produzione si passa al consumo e al riuso della materia prima non utilizzata dal consumatore. Questo è il processo di transizione. Il modello è quello dell'economia circolare. Nel nostro piccolo cercheremo di accompagnare le imprese cooperative abruzzesi verso questi modelli di sviluppo e scenari di sviluppo che non sono così semplici da mettere in campo, in quanto comunque la sostenibilità ambientale deve essere innanzitutto sostenibile dal punto di vista economico, quindi con molta attenzione verso il raggiungimento di equilibri economici che sono la base per ogni attività di impresa. Questa mattina al porto turistico Marina di Pescara, taglio del nastro della mostra del fiore Flor Viva. L'evento andrà avanti fino a lunedì 25 aprile e vedrà la presenza di 150 espositori con 15 regioni coinvolte e 3 paesi provenienti da fuori Italia. Vediamo. Riccardi, torna questo grande appuntamento al Marina di Pescara, mostra del fiore, tanti espositori da tante regioni, anche da fuori Italia, un grande evento. Sì, finalmente, dopo 2 anni di pandemia, dopo 2 anni che ci hanno costretto a stare in casa, con questo bellissimo sole, queste bellissime giornate, siamo qui al porto turistico con questo evento, Mostra del Fiore Flor Viva 2022, saremo dal 23 al 25 aprile, saremo qui presenti, vi aspettiamo tutti e tanti in massa a vedere questi bei colori, verde, ambiente e tempo libero. Il nostro settore ha reagito con orgoglio agli ultimi 2 anni che sappiamo, ecco, come sono stati vissuti dal punto di vista delle difficoltà. È un settore che continua a crescere, a investire e a lavorare quotidianamente per raggiungere risultati soprattutto di qualità. Quali sono le particolarità di questa edizione della Mostra del Fiore? In questa edizione riproponiamo in maniera sempre più selettiva la presenza di vivai, una esposizione di prodotti nuovi che è possibile vedere dentro il padiglione e momenti di incontro sia tecnici sia, diciamo, più rivolti al grande pubblico, come nel caso delle orchidee. Ecco. Grazie alla sinergia tra gli organizzatori, la Camera di Commercio del Marina, intendiamo proporre una manifestazione che guarda al futuro e che tenta di valorizzare un comparto che in questi anni di crisi pandemica è stato fortemente colpito, che è quello del florovivaismo. Presidente, tra l'altro questo è il primo grande evento, diciamo, della stagione primaverile ed estiva del porto turistico di Pescara, che è pronto ad ospitare altri eventi. Sì, lo dicevo, questa è la prima manifestazione, a maggio ripartirà estatica, quindi il Marina sarà a pieno regime per tutta l'estate, naturalmente sperando che la condizione sanitaria ce lo consenta. Abbiamo organizzato una manifestazione
una stagione piena, la faremo anche con la possibilità di ospitare nelle nostre strutture visitatori al 100% e non con le limitazioni degli anni precedenti. Confidiamo che questo sia veramente l'anno della ripartenza. 5 ore di spettacolo per il primo concertone del 1° maggio a Chieti. Oltre ai gruppi musicali abruzzesi vedrà ospiti Morgan e Andy dei Blu Vertigo, il gruppo di musica alternativa di cui lo stesso Morgan era il frontman. Vediamo. Per la prima volta Chieti festeggerà il 1° maggio, la festa dei lavoratori, con un concertone che vuole essere un riferimento per la regione e per l'intero centro Italia. Un lavoro sinergico di più assessorati per rilanciare il concerto del 1° maggio che a Chieti non c'è mai stato. Ci candidiamo a essere un riferimento per il centro Italia perché dopo Roma e Taranto saremo sicuramente una meta ambita per l'intrattenimento musicale e per quelli che saranno gli artisti che si esibiranno. Il nome più importante, lo annunciamo proprio oggi, è quello di Morgan con Andy dei Blu Vertigo. Il concertone si terrà a Chieti Scalo, abbiamo deciso chiaramente che sia quella la location di riferimento come lo è stata in passato, ma anche perché è l'area industriale, la forza motore del lavoro e ci sarà la vicinanza, il supporto, il patrocinio istituzionale delle 3 sigle sindacali a livello regionale. Il concerto del 1° maggio inaugurerà di fatto il cartellone del Maggio Teatino con una serie di eventi concertistici ancora da conoscere. Per l'11 intanto, il giorno della festa del patrono, si lavora a un grande evento in centro città per far tornare Chieti ad essere un punto di riferimento per la cultura. Promuovere la lettura ma anche la conoscenza della città. Con questo scopo l'amministrazione comunale di Pescara ha presentato il nuovo progetto Patto per la lettura. Vediamo. Sindaco, qual è l'obiettivo di questo progetto Patto per la lettura? L'obiettivo è quello di coinvolgere la città nella lettura, perché purtroppo in Italia non si legge molto, anzi si legge molto poco rispetto agli altri paesi europei, e l'obiettivo è quello di coinvolgere più persone possibile in modo tale da creare una vera e propria democrazia della lettura, cioè il coinvolgimento delle persone che oggi non si dilettano nella lettura. Invece è fondamentale leggere, perché la lettura ti permette di vivere tante vite, di vivere tanti sogni, e in questo momento noi abbiamo bisogno di sognare e di vivere anche vite diverse rispetto a quelle che vediamo intorno a noi, con tragedie epocali che sicuramente ci segnano. Questo progetto, anche grazie all'assessorato alla cultura, avete coinvolto associazioni cittadine? Sì, perché Pescara è una città molto effervescente da questo punto di vista. Noi abbiamo molte associazioni che operano nel campo della cultura e in particolare nel campo della lettura, come si vede da molte presenze di persone che stanno firmando questo patto, ma l'obiettivo vero finale è proprio quello di coinvolgere la città nella lettura, così come avevamo fatto quando abbiamo presentato il progetto Pescara città della lettura 2022, dove ci siamo qualificati per la finale. Purtroppo non abbiamo vinto, ma già essere arrivati in finale in Italia vuol dire aver fatto molti passi avanti, aver scelto una linea chiara di coinvolgimento di tutto il territorio per la cultura e per la lettura, e in questo modo proseguiamo. Siamo allo sport, ultimo impegno della stagione regolare per il Pescara, che all'Adriatico Cornacchia affronta l'Imolese, penultimo in classifica. Obbligo dei 3 punti per il Delfino che, come ammette Zauri, ha avuto una scossa dal cambio tecnico. Vediamo. Allora, il cambio del mister è stato comunque sia, come spesso succede, qualcosina da, anche in termini emotivo a livello di gruppo. I ragazzi stanno andando bene e mi piace come si allenano, quello che recepiscono quando le cose gli vengono dette. Insomma, io ho portato quello che è il mio modo di essere, il modo di lavorare, quindi alla base della mia carriera, prima e dopo, c'è sempre stato appunto la serenità e la voglia di imparare, la voglia di migliorarsi. I ragazzi vedo che si applicano e fanno quello che gli dico, per cui sono assolutamente contento. Sono convinto, anche perché il percorso di questa squadra ha detto che la squadra può fare tutti e 2 moduli, ma potrebbe fare anche un altro, secondo me, e non è detto che non lo vedremo prima o poi. Mi auguro di sì, perché vuol dire che siamo andati dove dobbiamo andare. Ho dei giocatori bravi che possono fare più cose. Una squadra probabilmente costruita
costruita per giocare come tre dietro anche a livello numerico, infatti la rosa a livello difensivo è molto ampia e quindi è una soluzione che non mi è dispiaciuta a Pistoia, ma insomma anche nel mio passato qui lo avete visto, a me quando c'è da mettere i 3, i 5, i 7, l'importante è portare a casa la pagnotta come si dice, per cui problemi zero, l'importante è che si vinca. Dopo è chiaro, è tutto migliorabile, cerchiamo di farlo in tempo breve, ma l'importante è ovviamente il risultato. Questo è un discorso che faccio sempre con i ragazzi, a me il concetto di andare in campo e divertirsi non mi è mai piaciuto, e probabilmente Eugenio ha detto divertirsi perché lo ha inteso in questo modo, no? Il divertimento secondo me non esiste, insomma qui sono i professionisti che fanno questo mestiere, è chiaro che i moduli, i numeri nel calcio esistono e sono importanti ovviamente, ma insomma chiudere questi ragazzi che hanno più fantasia degli altri, hanno queste qualità che appunto ci fanno vincere la partita, chiedergli di fare qualcosa in meno rispetto a qualcosa in più secondo me è limitarli. Ed ultimo impegno di campionato anche per il Teramo, in casa contro la vice capolista reggiana, assente De Grazia, tre biancorossi che potrebbero dar spazio a chi ha giocato meno. Guidi fa un punto dell'annata dei suoi prima dei 90 minuti conclusi, ricordando anche i momenti complicati. Vediamo. Sinceramente è una difficoltà che ho avuto per tutto l'arco della stagione, perché lo rimarco per l'ennesima volta, sono in tanti quelli che avrebbero meritato anche più spazio, che però purtroppo o per un motivo o per l'altro sono sempre, qualcuno è stato penalizzato, anche se sul campo durante la settimana aveva fatto bene. E domani è chiaro che è l'ultima partita e la vogliamo giocare al massimo delle nostre forze, vogliamo onorare il campionato e vogliamo festeggiare insieme ai nostri tifosi la salvezza, e quindi vogliamo fare una partita seria. Abbiamo avuto delle situazioni a cui non ero assolutamente abituato a dover gestire, ed è chiaro che ho commesso tantissimi errori in quel periodo, perché magari non sono neanche riuscito a isolare la squadra dalle problematiche. Era un momento in cui eravamo anche vicinissimi al mercato di gennaio e quindi potete immaginare quali potevano essere anche le idee o i pensieri anche dei calciatori, ma di ognuno di noi, perché a un certo punto non sapevamo nemmeno se finivamo il campionato. E quindi in tutte quelle difficoltà là penso di essere maturato, perché ho affrontato delle difficoltà a cui non ero abituato ad affrontare io, insieme ai miei calciatori, insieme a Fabio Gatta, li ripeto, Marco Volponi, Carlo Musa, tutti quelli che ci sono stati in quei momenti, e ai miei calciatori, che però penso che da quelle difficoltà siamo migliorati tutti quanti. Allora il dubbio in porta ce n'ho. Jacoponi penso che partirà proprio dal primo minuto, penso che giocherà Viero dal primo minuto, e poi il resto sono tanti ballottaggi anche in relazione ai pensieri che ho prima esternato. Era secondo me una cosa scontata, perché è la storia che dice questo. L'anno scorso in questo girone si salvarono con 38, quest'anno arriveranno a 39, quindi con 40 saresti stato salvo. E più il livello è alto e più il livello è equilibrato, è chiaramente che poi è difficilissimo. Addirittura due giornate fa pensavamo a 42 di poter entrare ancora nei play-out, ma sarebbe stato... cioè l'eccezione che avrebbe confermato la regola. Ogni girone a 40 solitamente sei salvo, quindi quello che ho detto io era un'ovvietà. Trentesima giornata nel girone F di Serie D, trasferte per Chieti, Notaresco, Castelnuovo e Vastese. Il Pineto deve tornare al successo interno, mentre il Nereto vuole chiudere il campionato nella maniera migliore possibile. Poi spazio ai recuperi col torneo che riprenderà l'8 maggio. Jacopo Forcella. Giornata numero 30 in Serie D, girone F, con un solo scontro tra squadre abruzzesi, quello di Nereto, tra i già retrocessi Vibratiani e il Castelnuovo, a cui serve un successo per continuare a sperare nella salvezza diretta, distante adesso un punto. Agli uomini di Guido Di Fabio potrebbero dare una mano anche gli scontri diretti sugli altri campi, perché il Fano va in casa della capolista recanatese, mentre il Vasto Girardi va al Trastevere Stadium contro la terza della classe. Il Monte Giorgio ospita in casa il Matese, coi campani che sono allo stadio attuale
quale il target da mettere nel mirino, visto che sono appena fuori la zona playout. Nero verdi che saranno senza Emilia e Alfieri, squalificati, e senza Foglia, ma con Prestiani invece possibile recuperato la Sbenot. Il Nereto dalla parte opposta ha almeno l'obbligo di chiudere nel miglior modo possibile un'annata decisamente storta. Scontro diretto in salsa playoff invece è quello del Riviera delle Palme tra la San Benedettese e il Notaresco. L'11 di Massimo Epifani deve cancellare la sconfitta condita da una brutta prestazione con il Tolentino prima delle festività di Pasqua. La Samb è dietro di un punto dopo il recupero vittorioso con il Vasto Girardi. Nei marchigiani Lorenzoni out, difesa confermata, mentre ballottaggio a centrocampo, dubbio tra Buono e Angiulli, mentre davanti Cardella giocherà in coppia con Fall solo con l'inserimento di un under come Amoruso. A proposito di alta classifica e playoff, l'impegno del Chieti è di quelli davvero complicati, perché la trasferta sarà in casa di un Tolentino che sta volando sulle ali dell'entusiasmo. Ma Mosconi avrà più o meno gli stessi problemi di formazione di giovedì scorso. Anzi, in attacco gli mancherà anche Zammarchi, squalificato dal giudice sportivo per una giornata. Un altro attaccante, Cicconetti, è fermo per un principio di pubalgia, per questo al tecnico sul fronte offensivo non resta che Padovani, ma riavrà Bonacchi, Salvatelli e Miccoli. Per il Chieti però la possibilità di sfruttare l'incrocio di San Benedetto per fermare i cremisi e lanciarsi alla conquista di un posto playoff. Quello che vorrebbe anche il Pineto, che dopo lo scialbo 0-0 di mercoledì con il Porto d'Ascoli ospita un'altra marchigiana come il Castelfidardo, che invece ha bisogno come il pane di punti per evitare i playout. Pineto che sarà sottoposto a un vero e proprio tour de force, se è vero come è vero che mercoledì avrà l'altro recupero col Vasto Girardi, che metterà i biancazzurri nella condizione di aver disputato lo stesso numero di gare delle altre pretendenti. Il vero problema però è nelle gare in casa. Nel girone di ritorno il successo è arrivato solamente con l'Aurora Alto Casertano e non può bastare per aspirare a giocarsi le opportunità playoff. È evidente che tra le mura amiche il trend va cambiato, anche se, come affermato mercoledì a Maule, è un momento di appannamento generale della squadra. Anche perché poi, dopo Castelfidardo e Vasto Girardi, il Pineto avrà lo scontro diretto per eccellenza al Savini di Notaresco domenica 8 maggio. L'impegno meno complesso è quello della Vastese, che seppur in trasferta va sul campo dell'Aurora Alto Casertano. Gli aragonesi hanno pareggiato molto nel ritorno, 7 volte su 12, ma è stata comunque una continuità che li ha portati a giocarsi il piazzamento post-season. Tutte le gare in programma alle ore 15, poi spazio ai recuperi che hanno portato al rinvio dei turni del 27 aprile e del 1 maggio. E alle 17 non perdete l'appuntamento con l'Abruzzo del Pallone Live per seguire gli ultimi 90 minuti in Serie C di Pescara e Teramo. L'informazione invece ritorna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buona giornata.